Ciao. Ciao ragazze, bentornate sul mio canale per un nuovo video spacchettamento. Oggi sono un pochino moscia, non sto di nuovo male, a parte l'orecchio e il dente, credo che ho ancora un po' di febbre, non riesco a liberarmi dalle varie cose, dagli vari eventi. Comunque faccio lo stesso il video perché altrimenti poi mi si sovraccaricano e non ce la faccio proprio. Allora, facciamo presto, sono 4 pacchetti, 1, 2, 3, 4, li vedete? Inizio da quello più piccolino, che penso sia Queen John, ok, della... stavo leggendo il nome da dove veniva, che sia della piattaforma. Ho tante cosine in arrivo, però magari non le monete, non le guardo sempre perché le date sono sempre un po' così, quindi scopriamo insieme cos'è. Murto, oh che carino. Allora, mi hanno mandato un bigliettino di tanti auguri e penso, anzi no, posso riutilizzarlo io per fare il regalo alla persona. Sì, apriamolo, ce la facciamo. Ok, la scatolina è così e sì, ok, non è della piattaforma, è di un venditore, non capisco perché. Vabbè, comunque è stupendo, ragazzi, siete pronte? Questo è fatto benissimo. Vediamo se provo a mettere qui così e poi a zoomare piano piano. Vabbè, non lo so, è stupendo, è per questo che mi hanno appunto inviato. Guardate, si muove anche, cioè si... è bellissimo, è fatto molto molto bene e probabilmente sono anche materiali abbastanza buoni. Dico abbastanza perché poi finché non vado a leggerli, insomma. Ecco, li vedete? Ok, rimettiamo a posto. La catenina è quella semplice, tutte le catenine, anche l'allaccio è il classico, la cordicina per insomma le varie misure, un po' più lunga, un po' più corta, insomma, eccetera eccetera. Quindi è una confezione regalo, perché appunto, vabbè, a parte la scatolina, ma il pensierino, il pensierino appunto della card di Natale con tanto di bigliettino Merry Christmas e anche la sua bustina per mettere dentro, insomma, la card, è fantastico, fatto veramente molto bene, sono contenta. Quindi ero convinta che era uno della piattaforma, perché di solito quelli della piattaforma arrivano sempre nelle bustine giusto quando si tratta di Prime. Allora c'è la solita scatola che conosciamo tutti, la classica di Amazon. Abbiamo quella a strappo, ok. Vabbè, già che ci sono, aspettate, metto tutto qua. Ok, no, oddio, un incubo, basta, non ne posso più. Vabbè,
Questo non lo so perché mi è arrivato. Quando vedo questi sacchettini di tela di giuta bianchi con il loro logo, cioè, io amo questa azienda, questo venditore, però non mi dice mai quando mi manda la roba e me lo dice sempre dopo che l'ho fatto. Vabbè, comunque i pennelli sono ormai, ne ho, posso venderli. Ragazzi, se vi interessano pennelli di ogni tipo, di ogni qualità, di ogni setola, scrivetemi, ci penso io. Ok, la leg brush, quindi l'ovetto che pulisce i pennelli. I pennelli sono carini, non li apro magari, non li mando il paese, non li apro i pennelli, basta. Poi questo tipo di set l'avevo già fatto vedere in un video, magari ecco un pochino diversi, però la qualità è quella, perché la Startmaker è molto buona, cioè è molto valida. E questo non lo sapevo, è una sorpresa. Abbiamo questa, la classica scatolina. Allora, apriamola. Ok, ci siamo. E c'è un aroma diffusore. Un altro. Non c'è più nulla, no? Allora, la scatola è molto carina, mi sembra un po' stile vintage il colore anche, e ho capito già qual è quello che si può portare anche in macchina. Non è che sia, cioè non ha proprio un design pazzesco, cioè più bella la scatola. Se ho capito qual è, sì, infatti sì. Non ha un design, mi strappo i capelli per quanto è bello, cioè no, assolutamente. Si può portare anche in macchina, e si illumina, fa 4-5 differenti colori, può essere, o me lo sto inventando, può essere che me lo sto inventando tutta la pianta. Vediamo se lo accendiamo un attimo e lo scopriamo, perché sono molto molto curiosa. Aspettate, qua con tutti questi USB attaccati il computer praticamente non prende pace. Allora, così, e on, forse no, ok, si accende, si mette là. Ah sì, vedete, cambia colore. Sì, cioè voi non lo vedete, solo io lo vedo. Ah, ah, è automatico, una volta sola e poi cambia in sequenza. Ah, non me lo sono inventato allora, dai, meno male. Non so i colori che vedete, però li cambia in auto. Ah, adesso è verde, celeste, blu forse, boh. Comunque, semplicissimo da usare, bottoncino on off e bottoncino della luce. Se si spinge una volta si fa rimanere fisso, cioè questa luce. Se si spinge di nuovo si spegne, se si accende di nuovo e non si tocca più, fa in automatico. Quindi noi due volte lo andiamo a spegnere. Da qui soffierà il fumo, cioè il fumo, il vapore. E anche in macchina è molto comodo, perché somiglia quasi a un bicchiere. Per questo dicevo, più bella la scatola secondo me. Però vabbè, noi che ci frega, basta che è utile. Ah, la bellezza poi viene dopo. Vabbè. Allora, rimetto dentro questo. Ce la faccio. Comunque, è carino, sì, insomma, una cosa molto easy. Non di quelli grandi, complicati. Ultima scatola. Apriamola. Aia. Casino. Di carta. Due pacchi. Uno.
e finalmente, dico finalmente perché tutte le altre non mi hanno funzionato, cioè delle dopo, è una stupidata, però questa è una cinta per le per la fotocamera, insomma la bradella, com'è che la chiamate? Imbustata dentro una busta. Allora, i vari moschettoni o i vari ganci, non lo so, non ho idea. Qualcosa per pulire? Non so cosa serve per pulire, però il bigliettino è fantastico, cioè il bigliettino è qualcosa di simpatica, diciamo, dai. Ve la faccio vedere. Molto bello, mi piace. Dietro ci sta un ringraziamento, così. E la cinta in questione è fatta, ma è fatta molto bene, ragazzi. Mamma mia, wow! Anticipo proprio. Vabbè, è fatta molto bene. Ha anche lo slogan qui del nome, insomma, del prodotto. Un bel rinforzo. Ma così a primo impatto sembra buono. Peccato che io non ho la macchinetta fotografica, ma la videocamera, per poterla testare. Quindi questa è una collaborazione Facebook, da un gruppo Facebook. Allora, rimetto subito a posto e vi faccio vedere quello che aspettavo da un po'. Allora, sono delle semplici cuffie wireless con la particolarità che hanno questa lucina che si illumina. Personality Fashion Classic, vedete? E dovevano arrivarmi di questo colore, di questo che vedete qua. Ma col venditore abbiamo fatto vari esperimenti perché il codice che mi dava era sempre o scaduto o non era possibile applicarlo al mio acquisto. Quindi il colore, poi questo colore era terminato, dovevo aspettare la fine della campagna delle blu, e così poi è iniziato con le bianche. Anche con le bianche stessa cosa, abbiamo avuto problemi con il codice bianco e oro. Dopodiché lui mi ha detto: no, guarda, ho sistemato le cose con Amazon, mi sono fatto ridare un altro codice, prova che adesso va. Quindi dopo tipo 3 settimane a momenti, sì, ma non scherzo, abbiamo risolto il problema codice e quindi sono arrivate. Quando infatti ho visto totale pagamento zero e che il codice l'ha preso, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Allora, tutte le altre cuffie che ho avuto Bluetooth o erano troppo piccole o non funzionavano o le ho regalate. Non funzionavano perché non avevano, cioè non si collegavano, non capivo come si faceva. Pazienza. E quindi queste qua mi sembrano tuttora abbastanza buone. Dico abbastanza perché anche le altre mi sembravano abbastanza buone, ma non si attacca, cioè non, per cercare il Bluetooth, no? Sapete, c'è il Bluetooth e poi fai la ricerca appunto dei dispositivi che si possono associare. Ecco, io non trovavo la modalità, nel senso, con le cuffie, un paio di cuffie rosse, se non sbaglio, molto piccole, e non sono riuscita ad attivarle in nessuna maniera, né dal cellulare, anzi perché dal cellulare è più semplice, né dal cellulare e tanto meno dal PC. Poi le prime che avevo ricevuto, ho detto: ma sì, ma tanto ne riceverò altre, le ho regalate. Adesso che mi è capitato che il venditore, ho già collaborato varie volte, mi ha offerto queste cuffie, ho detto subito di sì, proprio di corsa. Perché vi avevo spiegato in un video che io, lavorando la mattina e stando sempre al telefono, uso le cuffie,
il filo, quando mi devo spostare per scrivere, mi dà veramente fastidio, quindi volevo delle cuffie che mi permettessero di muovermi senza avere appunto il filo che mi tira, insomma. Ed ero rimasta delusa dalle cuffie precedenti. Ora proveremo anche queste e vediamo. Bianche e oro, sono fatte abbastanza bene. E poi ecco, sono curiosa di vedere questa cosa qua. Si possono collegare anche tranquillamente con il filo, credo, o forse vanno ricaricate più che altro. Non lo so, non vi voglio dire stupidaggini perché appunto... Ah, però si accendono. Allora. Eh? Ha detto qualcosa. Oddio. Aspettate che ha detto qualcosa, ve lo faccio sentire. Ok, il Bluetooth è attivo. Oh no, ragazzi, guarda. Si mette la scheda TF anche. Come ve lo faccio vedere qua? Vedete questo piccolo foro qua? Ci va la card, la USB probabilmente per caricarla, oppure la in appunto per sentirle normalmente senza il Bluetooth. Però poi c'era una cosa figa che si illuminava qui. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere di nuovo. Oddio, sono movibili. Ah no, di qua, scusate. Vabbè, non si vede tanto, però queste le tengo subito perché voglio provarle. Vabbè ragazzi, questo video spacchettamento finisce qui. Fatemi sapere giù nell'info box quale prodotto vi è piaciuto di più. A me sicuramente mi è piaciuto le cuffie, ma anche l'inaspettato ciondolo a cuore, anche perché solo quella è la roba, quindi non è che ce ne sia altra. Niente, vi do un bacio, lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividete così vi faccio conoscere anche da altre persone, e cerco il tastino, il mio solito tastino, perché YouCam è cambiato totalmente. E ciao ragazze.